Intanto si apre un'opera importantissima, fatta in tempi difficili, economici e in tempi rapidissimi. 109 giorni di lavoro, un'opera straordinaria. In Italia posso permettermi di dire che ci sono poche realtà che riescono a tenere questo ritmo, a fare un ponte ex novo, buttarne giù uno e farne un altro nuovo. Finalmente un ponte strutturale, solido, di grandissima qualità, bellissimo nella qualità dei materiali, che collegherà le due parti della città, la zona nord con la zona sud a mare, San Giuliano con Rivabella, ma appunto tutta la zona nord col cuore della città. Un ringraziamento agli operai, a chi ci ha creduto, ai tecnici del comune, agli ingegneri, agli architetti del comune, dell'azienda, della ditta, della CBR. È una grande soddisfazione perché l'abbiamo voluto, ci abbiamo creduto. Oggi anche con una battuta abbiamo invitato i gufi e gli sciacalli non a buttarsi dal ponte ma a passarci sopra con noi. Erano state dette moltissime cose. L'Italia ha visto in questi anni seminare rancore, diffidenza, c'era un elenco di sciocchezze, non lo farete mai, sarà un ponte bruttissimo, grazie, sarà un ponte bruttissimo, di ferro, dovevate passare sotto, dovevate farlo sopra. Beh, qui parlano i fatti, sono circa 3 milioni e 400 mila euro di intervento, 2 milioni e 6, 2 milioni e 9 sono serviti per il ponte, che è stato fatto in tempi record. Oggi è anche una giornata, Roberto, straordinaria, apriamo per la Notte Rosa in anticipo, nessuno ci credeva, colleghiamo i nostri lungomari, il progetto andrà avanti. Questo è un luogo straordinario, da luogo dimenticato a luogo dequalificato a luogo dell'identità. Qui viene giù il Marecchia, viene giù il Montefeltro, incontra il mare in questo orizzonte aperto. Abbiamo chiesto al servizio tecnico di bacino di rientrare in possesso dei capanni, bonificheremo gli argini, saranno fatti 4 belvedere su cui saranno installate opere artistiche in armonia con il paesaggio. Un'opera straordinaria che finalmente Rimini aspettava da anni, i cittadini di Rivabella e di San Giuliano. Oggi siamo fieri di questa città. Questa qui è una bandiera bianco-rossa che gli operai hanno voluto mettere, come si fa un po' sul tetto delle case, quando le due parti del ponte sono state collegate. Grazie a chi ci crede, a magari a chi urla meno, ma chi si stringe, Rimini può cambiare come sta cambiando. Sono aperti tanti cantieri nella città, qui oltre che un cantiere oggi c'è un ponte che la città si merita. Chi si appresta ad amministrare una città deve saper accettare le critiche e deve ascoltare anche le idiozie senza polemizzare con nessuno. In questa vicenda non sono mancate né le une né le altre. Io e il sindaco eravamo monitorati quotidianamente in questi 109 giorni dai tecnici dell'amministrazione e dalla direzione lavori. Chiaramente non abbiamo detto niente a nessuno, ogni tanto venivamo a verificare e puntualmente, di giorno, di notte, puntualmente il cronoprogramma è stato rispettato da gente che aveva voglia di lavorare, da imprese del territorio, al quale chiaramente va l'applauso, ma non nostro, di tutta la città. Abbiamo collegato 2 fratture, perché chiaramente nel momento in cui il ponte è stato dismesso abbiamo creato dei disagi, scusate ma stiamo lavorando per voi, il cartello era questo. Adesso abbiamo completato un'opera che, come diceva il sindaco, è soltanto l'inizio. Questa è l'identità di un luogo, è la fosse del Marecchia, abbiamo dei collegamenti ciclabili che vanno addirittura alle vene del Marecchia. Questo è un luogo, un'identità riminese. Ringraziamo tutta la cittadinanza, in particolare chi ha subito i disagi, quelli di Rivabella, quelli di San Giuliano, e andiamo avanti.